Benvenuti a Copertina Lifestyle, dove ad ogni puntata metto in scena lo stile contemporaneo. Beh, parlo soprattutto del sistema moda, ma inteso in senso variegato, e spesso mi chiedono con quale ottica io scelgo gli argomenti dei quali parlare. Beh, io credo di conoscere molto bene la moda fin dall'inizio del prêt-à-porter. Ho presentato le più grandi sfilate di moda, da Palazzo Grassi a Palazzo Pitti, dai treni della moda alle carovane della moda, i premi della moda, e quindi chiaramente do spazio a quelle firme che hanno reso credibile il Made in Italy nel mondo, lo hanno portato in tutto il mondo. Però c'è un grande mondo fatto di tanti marchi che hanno veramente prodotti belli e ben fatti, accessibili nel prezzo, sempre molto creativi, frutto di ricerca. Ci sono i nuovi talenti, ci sono le mostre specializzate. Il più noto è White, un vero palcoscenico dell'avanguardia, e qui si accendono i riflettori sul minimalismo chic di Lulu by Grant, sulle divertenti mise di Alisi, sul debutto di Santi A by Huntress Industry, ricca di proposte in maglia, e sul debutto di Ala Fua, che declina in modo contemporaneo l'ispirazione vintage. Scenografia, il Palazzo del Senato a Milano, per un nome della grande tradizione del Made in Italy, Max Mara. Allora Laura, complimenti, è una bellissima collezione, ma d'altra parte io dico, il Made in Italy è famoso nel mondo, poi ci sono veramente delle griffe che hanno una riconoscibilità assoluta. Io credo che in un guardaroba di ogni donna almeno un capo Max Mara c'è. Sì, diciamo che questo è una cosa importante, che ogni donna nel proprio armadio abbia un cappotto Max Mara, una donna internazionale, un po' io penso che in tutto il mondo una donna abbia un cappotto Max Mara. Beh, diciamo l'ispirazione di questa collezione è molto il modernismo degli anni 20, con un'ispirazione molto al film Metropolis e per la sua, diciamo, idea della città, della metropoli, e il film di Fassbinder, Querelle, l'idea un po' marina, e l'altra ispirazione è La Couture di Herté. Tutto questo con un mix per rendere una moda attuale, contemporanea e moderna. Le silhouette sono importantissime, la silhouette più importante per noi è la linea bull. Diciamo che le silhouette saltano molto fuori sui dietro dei capi, questa linea rotonda a bull sul dietro, e le vite più basse. Giovane, ironica, moderna, la collezione Emporio Armani si diverte a schiacciare l'occhio allo stile degli anni ruggenti e mette in scena piccole deliziose follie d'inverno, la passerella di Emporio e le sue fans. La moda è un gioco, la moda ci aiuta, la moda ci segue, mai come la moda ci sta vicino, no? Come un'amica. Io penso che l'unica cosa che non bisogna fare è non subirla, nel senso gli stilisti ci danno dei consigli, ma la nostra personalità deve rimanere quella. A noi donne piace cambiare sempre, essere un po' camaleontiche e giocare con gli accessori o gli abiti. Allora, abbiamo parlato di Giorgio Armani, intanto stiamo mandando le immagini, ma insomma il fatto che Michela abbia indossato un completo Armani, sia la sfilata di Armani, perché insomma si riconosce nello stile di Giorgio. Sì, no, diciamo che è il mio stilista preferito perché è uno dei pochi che insomma fa essere la donna sobria, elegante e sexy allo stesso tempo. Se uno dei trend più incisivi della nuova moda è il vestire androgino al maschile, è esaltante vedere come il guru di questo stile, Giorgio Armani, lo reinterpreta in modo iperfemminile e divertente. Michaela Ramazzotti, beh, quando finisce la sfilata di Armani c'è sempre un'emozione particolare. Molto, perché quei 5-6 minuti, non so quanto dura, sono molto intensi. Poi ho visto sfilare una donna misurata, contenuta, con le scarpe basse, cappello, però dai colori forti, bellissimi. La sfilata è un momento magico, no? Cioè, ci sono le luci, si accendono su un capo nuovo, prima volta visto da tutti quanti, ed è ecco, la magia. Un po' quando sul set si gira una scena. La sfilata di Giorgio Armani, sì. Come ci si veste? Un pantalone,
una camicia, questa spilla invece di metterla qui ho deciso di metterla sulla camicia, certo. Questa giacca che io trovo stupendo, questo giacca paltò piccolino già primaverile, color crema, doppia borsa. Ti piace questa idea? E nella borsa, la borsa è un'amica del cuore, che cosa c'è assolutamente nella borsa che tu non puoi lasciare a casa, di non cui hai bisogno? Lasciare, allora, cioè quasi, sembra un Mary Poppins, giusto? Una Mary Poppins che io posso far uscire dai telefonini, ma soprattutto una cosa meno deve mancare, è la lacca. Borse, inseparabili amiche del cuore. Borse al massimo della creatività, negli stand e in passerella al Miped Bag Show. Riflettori in passerella, come nella precedente puntata. Riflettori per capo verso, che manda in passerella uno dei must di stagione, la borsa in pelliccia, e la mette anche nella lucente vetrina dello stand. Riflettori sulle borse di Aleanto, borse che raccontano, grazie ad un originale mixage di pellami monocolore e stampati come un album fotografico. Riflettori su Move, che ha vinto il premio Miperissima per l'immagine e veste di color glicine Move anche lo stand. Riflettori per alcune presenze internazionali come le giapponesi Oba, Barcos, Taiko. E poi Venezia e l'arte veneziana di scena con Renato Angi. E il marchio Ripani, che manda in passerella e propone nello stand le borse dedicate alle più famose vie della moda, da via Monte Napoleone a via Condotti e persino alla mitica via Ceccarini Riccione. E Valentino Orlandi, che sempre originale, spruzza le sue borse di paillette, sulle quali si può scrivere, anche un messaggio d'amore. Di Francesca Orlandi, qual è la tendenza che avete seguito per le vostre borse? La tendenza è, prima cosa per noi, la riconoscibilità delle nostre borse grazie a questo logo lucente con Swarovski. Poi abbiamo cercato anche di mantenere la femminilità per tutte quelle donne manager che vogliono essere ogni giorno sempre riconoscibile di classe, con una spruzzata di Swarovski e delle tasche capienti per meglio raccogliere qualsiasi loro mini oggetto. Dalle borse del Miped Bag Show le calzature di Guido Pasquali, sempre così originali, creative, fantasiose, veri gioielli di stile. Sulla scena della moda le donne guerriere, le donne cavallerizze, le cowgirl, ma alla sera le femme fatale. Vediamo un po' come le ha interpretate la calzatura, questo accessorio principe. Lo chiediamo a Claudio Melati, che è direttore artistico e si vede, di Guido Pasquali. Allora, come sono? Sono delle donne molto molto sofisticate, che amano dal tacco piatto al tacco alto, e una sera scintillante piena di Swarovski, di piume per renderla ancora più sexy, e un giorno con delle lavorazioni molto artigianali, però sempre molto ricercate e di estrema pulizia. Una location prestigiosa, Palazzo Clerici, per la collezione Basharatian, firmata da Veronica Basharatian, nata a Mosca da un'antica famiglia armeno-balcaria. Una collezione di grande suggestione che si ispira a Balcaria, antica zona del Caucaso settentrionale. È veramente affascinante vedere come una giovane stilista, che si è formata in due scuole di moda di serie A come la St. Martin's School di Londra e la Marangoni di Milano, sappia creare un look di straordinaria contemporaneità, ispirandosi ai costumi burka, alle mantelle, ai caftani, con ricami d'argento realizzati a mano in un villaggio del nord Balcaria, mentre le antiche stampe sono state rielaborate al computer. Insomma, capi di moderna cultura a testimoniare che il futuro dello stile ha più valore se alimentato dalla preziosa eredità del passato.